scoprire la mattina. Adesso bisogna scegliere. Ah, scusa, si mette qui, si mette qui. E il microfono? Sì. Dopo. Allora, buonasera a tutti, io sono Fabio Filogna, sono il segretario del Circolo di Monteverde e come vedete abbiamo ricominciato l'attività a marzo con la presentazione di un libro e ringrazio Waldo e Luigi Martini che vengono a fare un po' i relatori di un libro veramente interessante come è stato prospettato e ringrazio ovviamente Federico Tantillo che fa parte del direttivo del circolo che media insomma la giornata. Siamo in attesa di Molassut ma penso che sia indaffarato sulle vicende parlamentari che oggi c'hanno delle votazioni alla Camera e ricordo solo che come circolo noi saremo più aperti, quindi faremo maggiore attività dal mese di marzo-aprile, sia perché, come sapete, se non lo sapete lo dico adesso, si è riaperto il tesseramento per il PD nel 2024, quindi invito tutti a fare la tessera, chi vuole ovviamente, e, attualmente si fa solo in formato online, ma da qui a pochi giorni avremo il cartaceo, quindi potete venire in sezione, noi daremo comunicazione dei tempi e modi con cui saremo aperti e quindi certo fare la tessera. E diciamo che noi abbiamo, approfitto un attimino per dare delle informazioni di servizio, abbiamo fatto, diciamo, creato una giornata del tesseramento in cui oltre ovviamente al tesseramento avremo modo, come ne accennavamo prima, anche di discutere un po' di politica, sia di politica passata, quindi voglio dire una piccola analisi sulle elezioni che ci hanno visto con ombre e luci, però diciamo per quanto riguarda il campo del centrosinistra ombre e luci, per quanto riguarda diciamo il nostro partito ha dato segni di vitalità sia in Sardegna ma anche in Abruzzo e speriamo che sia un buon viatico per l'altro aspetto che sono le campagne elettorali delle europee, veramente un banco di prova importantissimo sia ovviamente non solo per il campo del centrosinistra ma per la tenuta democratica perché noi qui siamo diciamo, la paura nostra è l'avanzare dei partiti populisti che hanno dato segni di vitalità in Portogallo così come in altri paesi e quindi noi per chi sta a cuore come noi la democrazia, i valori, le partecipazioni insomma è un modo in cui impegnarci. Io penso che la militanza sia una di quelle modi più naturali che ci viene per far valere i nostri diritti. A questo lascio e vi ringrazio la partecipazione e anche chi sta online che ringrazio. Professore. No, si sente da, anche dal Zoom? Sentite bene? Devi avvicinare sì, così sì. Questo? Sì, sì, no, ma mi preoccupavo del fatto che si sentisse sullo Zoom. Allora, dunque, io sono molto felice di questo appuntamento di oggi, non solo perché ci sono due amici, vabbè per ora manca Roberto Molassut che peraltro è stato anche, ho avuto anche l'orgoglio di editare l'anno scorso col suo volume sulla sinistra che abbiamo presentato qui, poi c'è un amico come Fabio Martini con cui condividiamo terreni comuni da lungo tempo, uno dei quali, e lo dico perché c'è Radio Radicale presente, è terreno comune, la stima, l'amicizia verso Massimo Bordin che credo sia in ogni luogo in cui si parla di politica credo che citare Bordin sia sempre in sintonia, insomma non crea dissonanze e ovviamente sono felicissimo e orgoglioso di presentare il volume dell'onorevole Spini del quale la carriera politica del quale non credo vada molto presentata. Io mi limito a una considerazione preliminare, apparentemente banale. Questo volume, Sul colle più alto, l'elezione del Presidente della Repubblica dalle origini ad oggi, edizioni Solferino, secondo me diciamo, tocca un nodo della politica
della politica italiana che da diversi anni, ai miei occhi, è assolutamente centrale. E cosa voglio dire? Voglio dire che probabilmente in diversi momenti decisivi della vita di questo Paese l'Italia non è finita in guai peggiori dei quali in cui si è a volte trovata, grazie alla presenza di due presidenti della Repubblica come Giorgio Napolitano e come Sergio Mattarella, che sono stati realmente una ancora di salvezza, ma forse anche qualcosa di più, perché non si tratta di ancora di salvezza. L'ancora di salvezza ha un ruolo, la ciambella di salvataggio, l'ancora di salvezza, insomma, richiama a qualcosa che è un po' passivo come ruolo, no? Sta lì, tu attacchi e ti tiene a galla. E qui è diverso, qui abbiamo avuto due presidenti della Repubblica che sono stati più volte non accusati, insomma, diciamo, qualcuno ha ipotizzato che esondassero un po' dai loro poteri, che facessero cose, che consentissero cose un po' esagerate. Io trovo invece che il ruolo del Presidente della Repubblica, che si può capire molto meglio e molto bene proprio grazie al volume di Valdo Spini, Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella abbiano veramente dato senso al ruolo del Presidente della Repubblica esattamente per come lo intende il dettato costituzionale. Lo dico non da, ovviamente non sono un costituzionalista, quindi con grande umiltà e con grande insomma, senso della misura, però oltre che da militante di politico, ma da appassionato di storia e di politica, credo che invece questi due presidenti abbiano rappresentato appunto il senso autentico del ruolo disegnato nella Costituzione. Costituzione che da molto tempo, in particolare forse in questo momento, è oggetto di attacchi, sia pur non sempre dichiarati, sempre un po' melliflui, insomma, nessuno vuole stravolgere la Costituzione, nessuno vuole togliere poteri al Capo dello Stato. Dietro queste formule, secondo me, c'è spesso un po' di ipocrisia, un po' di così, insomma, tentativo di mistificare, di mascherare un po' ciò che si intende realmente fare, proprio perché abbiamo avuto la fortuna di avere in questo periodo dei capi dello Stato provenienti da culture politiche, da itinerari politici molto distanti, insomma, un uomo che viene dalla storia del Partito Comunista in maniera inequivoca come Giorgio Napolitano, un uomo che viene dalla storia della Democrazia Cristiana come Sergio Mattarella. E ciò nonostante, appunto, credo che il nostro assetto, diciamo la nostra democrazia, proprio il nostro sistema democratico sicuramente negli ultimi 12 anni, insomma dal 2011, negli ultimi 12-13 anni, ma anche in altri momenti precedenti, direi in particolare forse nella Seconda Repubblica, senza questo ruolo del Presidente della Repubblica, credo che questa democrazia avrebbe scricchiolato un po' più di quanto comunque scricchioli, perché insomma in questi anni abbiamo visto cose come, non so, i decreti di sicurezza, come tante, insomma, anche norme dell'ultimo anno e mezzo di governo, che sinceramente, insomma, sono un esempio di come si tenta di rendere il dettato costituzionale un po' più debole di quanto non sia. Mi limito a questa brevissima. Quindi trovo che ragionare di questo volume, acquistarlo, leggerlo, è realmente centrale per poter capire di politica prima ancora di fare politica. Prima dell'autore, okay, c'è qualcuno che deve... No, Fabio Martini, inviato della Stampa. Passiamo a Fabio, partiamo da Fabio. No, perché insomma l'autore sempre alla fine conclude, aspettando l'ottimo... Adesso sento Morassut. Morassut. Ma voi sapete che i politici scrivono spesso
dei libri, a volte per preannunciare un posizionamento, a volte per raccontare la propria esistenza, a volte per farsi un po' di autopromozione. Difficile ricordare dei libri di politici che hanno lasciato il segno, tanto più in una stagione come questa in cui parlano ogni 10 minuti, perché Valdospini appartiene a una generazione nella quale, diciamo, le esternazioni erano più pensate, più cadenzate, no? Ora c'è effettivamente un utilizzo di vari media, i social, la televisione, la radio, e quindi ogni quarto d'ora abbiamo un aggiornamento, diciamo, sul pensiero di un singolo leader politico. Nel caso di Valdospini invece questo libro attiene, diciamo, a un altro tipo di pulsione, che è la passione storico-politica. Credo che qualcuno di voi avrà studiato sul manuale scritto dal padre di Valdo, Giorgio Spini, uno dei manuali classici dei licei e delle scuole superiori fino alla fine degli anni 70. Quindi io ci sono rientrato, io ho studiato sullo Spini, e quindi, diciamo, Valdo ha respirato la storia in casa, e quindi pubblicando questo libro poco prima della rielezione di Mattarella è chiaro che non aveva un intento come dire autopromozionale, aveva tanti episodi ai quali ha partecipato in presa diretta e altri da storicizzare. E in effetti è un libro estremamente gustoso e interessante, scritto naturalmente con una visione politica, perché appunto la passione etico-politica di Spini è nota, ed è nota anche, diciamo, la sua esperienza. Lui appartiene a una generazione che continua a essere attiva, attenzione, e continuerà ad esserlo, e tuttavia ha diciamo, svolto il suo momento di più significativo in un'epoca nella quale i partiti avevano un senso, ma tutti i partiti, e lui ha fatto politica al massimo livello, perché essere vice segretario del Partito Socialista Italiano, sia pure in rappresentanza della minoranza lombardiana, quindi della sinistra, direi dell'estrema sinistra del partito, in un gruppo dirigente poderoso, cioè il gruppo dirigente del PSI di Craxi era un gruppo dirigente, insomma, tra i gruppi dirigenti più importanti della storia della Repubblica. Noi possiamo ricordare, diciamo, Martelli, Amato, De Michelis, poi Formica, possiamo valutare come volete, però era un gruppo dirigente, dicevo, uno dei più importanti della storia, perché possiamo paragonarlo a quello, diciamo, De Gasperiano nel primo periodo, di Fanfani quando negli anni 50, al gruppo che si raccolse attorno a Palmiro Togliatti, che realizzò, diciamo, una leva formidabile, che poi si trasferì nell'altro gruppo, il grande gruppo dirigente del Partito Comunista di Berlinguer. Quindi stiamo parlando di gruppi dirigenti, cioè di collettivi che ragionavano ogni volta che si riunivano in direzione dei comitati centrali, a Palazzo Sturzo la DC, e Spini, pur non condividendo molte cose di quella linea politica, beh, però partecipava, diciamo, a un dibattito di altissimo livello, ed è stato anche ministro dell'ambiente, e ha partecipato alla nascita dei DS, portando quindi la cultura socialista nell'alveo, diciamo, più grande del partito che nacque dopo il PDS. Insomma, lì c'è stata un'evoluzione, e Spini fu presidente anche, diciamo, della direzione. Quindi un'esperienza politica importante che troviamo naturalmente in questo libro, perché questo libro è fatto in questo modo: ci sono, diciamo, dei capitoli dedicati ai vari presidenti, e poi ogni tanto voi troverete delle pagine in corsivo. E in queste pagine Spini ricorda alcuni episodi che lo hanno visto direttamente protagonista o comunque testimone, e sono tutti di estremo diciamo, interesse, soprattutto per il garbo che contraddistingue, diciamo,
sia la scrittura che la presenza politica di Valdo Spini, che è un autentico, non perché è qui, ma insomma è noto, non sto dicendo, è un autentico signore della politica, e naturalmente non si è limitato solo a testimoniate, perché se avessero seguito, diciamo, i progetti che lui stesso presentò all'interno del suo partito per il rinnovamento della politica, per la trasparenza della politica, probabilmente la Prima Repubblica avrebbe avuto un esito diverso. Io sembra che stia esagerando, ma non è così. E questo libro è pieno di notazioni meravigliose. Ce n'è una veramente, mi ha stupito, non l'avevo mai... Racconta di quando lui, piccolo, in vacanza con il padre a Sesto di Valpusteria, tra parentesi, il paese dove è nato Sinner, ma voi direte, vabbè, mo che c'entra? No, ma lo dico per dire che, per fare un richiamo all'oggi. Erano gli anni 50 e in questo paese dove si parlava soltanto tedesco e pochi parlavano italiano, uno dei casi più clamorosi di integrazione nel mondo di una minoranza che in realtà era maggioranza, diciamo, quello è stato uno dei casi di annessione impropria, a mio avviso, diciamo, di un territorio che però nel corso degli anni è stato integrato in modo straordinario. Bene, era il 15 di agosto del 54 e arrivò una macchina dalla quale uscì un signore con un altoparlante e raccontò tutte le, diciamo, la vita di Alcide De Gasperi, che era morto poche ore prima in Trentino, quindi dice una parte italiana del Trentino Alto Adige. E questo è un episodio... Erano amici di Trento che faceva girare queste macchine. Esattamente, un episodio meraviglioso, perché... Allora non c'era praticamente, la televisione era nata il 3 gennaio del 54, quindi diciamo non ce l'aveva nessuno, c'erano poche migliaia di persone. C'era la radio, i social non ne parliamo, i giornali li leggevano, e quindi questa voce nella valle, io l'ho trovato bellissimo. Così come ci sono diversi altri episodi molto belli raccontati in corsivo, quando Pertini si confidò addirittura col giovane Spini e gli disse: ma io ho intenzione di dare l'incarico per formare il governo a Bettino Craxi, glielo dici tu? Beh, cosa dice? Vabbè, adesso con la banalizzazione della politica sembra un aneddoto, ma allora stiamo parlando di giganti, cioè Pertini, cioè un eroe della Resistenza, uno che aveva rischiato di morire diverse volte, che a un certo punto decide che, dati i pesi elettorali, era arrivato il momento che un socialista desse l'incarico al socialista. Non era scontato, e affidò questo primo segreto a Valdo Spini. E poi ci sono tanti altri episodi relativi a Saragat, che era stato esule in Austria prima, poi anche in Francia, che riguardano Ciampi. Beh, bellissimo questo episodio, ve lo racconto perché è veramente... Dà anche il senso un po' della personalità anche di Spini. Ricordate che ci fu un momento nel quale il PDS decise di uscire dal governo, il primo governo nel quale aveva dato un appoggio, di far uscire i ministri Rutelli e Barbera, attuale presidente della Corte Costituzionale, era il 93, perché il Parlamento si era espresso contro l'autorizzazione a procedere per Craxi. E quindi Rutelli aveva preso il posto nell'iniziale governo che aveva poche ore, aveva preso il posto di Spini, che aveva dovuto lasciare l'ambiente dove lui riteneva di avere lavorato bene. Il presidente Ciampi telefonò a Spini e gli disse: Rutelli si è dimesso, perché si era dimesso anche Rutelli per questa votazione, e quindi tu devi tornare all'ambiente. E lui disse: no, io non sono un pacco postale, ormai ho spostato le mie... No, è un moto d'orgoglio. Dopodiché andò al Quirinale, Ciampi lo convinse e lui tornò all'ambiente. Questo per dire cosa? Ecco, che questo libro è pieno di queste osservazioni, cioè di episodi, ma anche di osservazioni più generali, ai quali io aggiungerei due o tre valutazioni di carattere personale. Diceva giustamente Federico il ruolo dei presidenti.
I costituenti hanno ritagliato per il Presidente della Repubblica, cioè i costituenti venivano da un'epoca nella quale c'era stata una concentrazione del potere nelle mani del fascismo e quindi, diciamo, in qualche modo disarticolarono i poteri lì e in qualche modo quindi non diedero al governo tutti i poteri che si poteva immaginare e li frazionarono e tra questi anche al Presidente della Repubblica, al quale fu affidato secondo Costituzione l'incompito di nominare i governi e di sciogliere le Camere, due poteri apparentemente banali ma che nel corso dei decenni si sarebbero dimostrati assai rilevanti. E si sono dimostrati rilevanti perché? Questo non è stato mai in tutti questi talk show in cui si parla di tutti di cose ininfluenti, io partecipo anch'io, quindi non è che mi sto facendo autocritica, però ognuno magari cerca di sottrarsi a questo chiacchiericcio banale. E tuttavia, per esempio, in occasione dell'ultima elezione del Presidente della Repubblica si è fatto un gran parlare di tante cose, ma non di una. I Presidenti della Repubblica, se ci fate caso, sono stati 12 fino ad oggi, nessuno di questi era prima un leader di partito. No. Eppure molti di loro, quasi tutti, hanno, parlo dei presidenziabili naturalmente, il Partito Comunista non aveva la possibilità di eleggere un Presidente della Repubblica, e tuttavia Fanfani, Moro, Andreotti, Nenni, Craxi, D'Alema, Prodi, tutti avevano la possibilità di diventare Presidente della Repubblica, ma essendo leader di partito non lo sono mai diventati. E sono diventati Presidenti della Repubblica una serie di outsider che una volta saliti al Quirinale, grazie alla cosiddetta grazia di Stato, hanno acquistato un carisma, sono stati degli outsider che hanno acquisito un carisma e hanno quindi costituito un elemento di equilibrio tra i poteri e in alcuni casi in molti casi noi non sappiamo gli interventi che ci sono stati dei Presidenti della Repubblica che hanno temperato gli altri poteri, ma ce ne sarebbe bello poter un giorno scrivere o leggere un libro nel quale si ricostruiscono tutti gli interventi dei Presidenti della Repubblica di cui non abbiamo saputo nulla. E si potrebbero fare, diciamo, diverse volumi, perché sono stati tanti, infiniti gli interventi silenziosi ma efficaci. E poi ce ne sono anche stati invece di molto evidenti, con alcuni Presidenti della Repubblica, a cominciare da Pertini, che ebbe la straordinaria capacità di riavvicinare diciamo, l'opinione pubblica in un momento di grande sbandamento come quello del terrorismo, alla politica. La politica stava anche cominciando a dare dei segnali di decadenza, di corruzione. Pertini, diciamo, interpretò positivamente il proprio ruolo e ebbe questa capacità. C'è un magnifico episodio, non è presente nel libro, ma non poteva ricordare tutto, Valdo Spini, un episodio meraviglioso raccontato da Antonio Ghirelli, che era il portavoce, successivamente lo raccontò. Quando Pertini andò a Genova, tra gli operai, colleghi, compagni di Guido Rossa, che era stato assassinato, e dissero a Pertini: guarda che c'è un clima pericoloso, molto pericoloso, stai attento, diciamo, ma non per la incolumità, ma comunque per il clima che si potesse creare. E invece Pertini fece un grande intervento nel silenzio iniziale e disse: ma io, la vera resistenti, no, io lo ero e li abbiamo conosciuti, questi non sono, questi sono degli assassini. E si scongelò, diciamo, i camalli, no? Non era una fabbrica, erano i camalli di Genova, insomma, gente tosta, diciamo. E questo per dire Pertini, ma poi naturalmente quante volte, interventi decisivi di Presidente della Repubblica hanno evitato il tracollo negli anni 90 con l'incarico assolutamente imprevisto dato da Scalfaro a Ciampi. E poi, no,
non è popolare dirlo, ma nel 2011 la gestione infelicissima del governo di centrodestra di Berlusconi stava portando l'Italia sul tracollo, sulla bancarotta, e quindi fu un atto di imperio del presidente Napolitano di affidare l'incarico a Monti. Poi fu fatto, diciamo, quella riforma delle pensioni con gli esodati, fu fatto un errore, ma insomma, se non c'era quell'intervento, diciamo, non stavamo qui a parlare tranquillamente. E via di questo passo anche il governo Draghi, che poi, al quale poi è stata tolta la corrente dal Movimento 5 Stelle, perché poi adesso c'è l'Unità, il Campo Largo. Naturalmente bisogna sempre ricordare tutte le tappe. Io chiudo, non so se ci sarà un secondo giro. Naturalmente l'attualità del libro è evidente, perché è in corso un tentativo, diciamo, importante di riforma costituzionale. No, mi fermo qui. Se c'è un breve secondo giro, qualcosa vale la pena dirlo, perché è un richiamo, come dire, all'attualità, ed effettivamente intorno alla inevitabile retorica che le opposizioni fanno sui pericoli autoritari c'è una sostanza, tra l'altro non molto evidenziata nella discussione pubblica, sulla quale, sia pure brevemente, varrebbe la pena poi tornare. Io sono Valdo Spini, lo diciamo per i nostri media, e ringrazio molto il Circolo Monteverde del PD per questo invito, e ringrazio tantissimo Fabio Martini di avere cominciato buttando sul tappeto questi temi così importanti. È vero, io ho preso, diciamo, la storia della Repubblica prendendola da questo buco della serratura, le elezioni dei presidenti, ma mi è sembrato che fosse un punto di osservazione e uno scorcio da un punto di vista piuttosto fecondo. Come è stato detto molto bene da Fabio Martini, dunque noi abbiamo una Costituzione che dice che il Presidente della Repubblica è eletto da un'Assemblea che è formata da tutti i deputati, da tutti i senatori e dai rappresentanti delle regioni, che hanno per la prima volta sono entrati in campo con l'elezione ai tempi delle elezioni di Leone, dopo il 1970. E però ha anche messo un quorum molto alto per l'elezione. Nei primi tre scrutini ci vogliono i 2/3, ma attenzione, non dei votanti, ma i 2/3 dei componenti. E dal quarto in poi la maggioranza assoluta, ma anche qui dei componenti. Ci ricordiamo Mattarella 2, ci voleva più di 500 consensi su circa 1 migliaio di votanti. Questo fatto di avere un alto quorum ha creato le condizioni di cui parlava prima Fabio Martini, e cioè è in genere, ed è stato salutare che fosse così, ci sono due eccezioni ma che non sono andate bene, in genere per eleggere il Presidente della Repubblica bisogna avere una maggioranza più ampia di quella della maggioranza del governo del momento. Il che ha fatto sì che il Presidente della Repubblica abbia potuto meglio adempiere a quello che dice la Costituzione. Il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità nazionale. In ogni caso il Presidente della Repubblica è eletto a una maggioranza assoluta, questo lo dirò quando entriamo poi nell'attualità, che cosa succede col premierato. Come ha detto giustamente Fabio, poi smetto di lodarlo, ma lo merita, questo ha fatto sì che, tranne l'eccezione di Saragat, che era leader di un partito, anche se piccolo, in genere il Presidente della Repubblica è stato un personaggio politico di rilievo, ma non il centravanti della sua squadra. Anzi, chi ci ha provato dei segretari dei partiti in genere ha battuto delle nasate fragorose. Il simbolo di tutto è stato Fanfani, che ci ha provato 4 volte e non ce l'ha mai. Non era il numero uno del partito, non è mai stato il segretario del suo partito. Era un personaggio di rilievo. Pertini era un personaggio di rilievo. Ma anche Napolitano è un personaggio di grandissimo rilievo, ma non era il segretario del partito. Sì. Perché il segretario di partito è evidentemente quello che si spende nella polemica. E poi eleggere un segretario presidente significa darla troppo vinta. E quindi questo meccanismo ha fatto sì che in genere si cerca una persona di rilievo, espressione dell'equilibrio politico del momento, ma non il centravanti, diciamo così, della squadra che in quel momento è egemone del quadro politico.
E questo appunto ha creato però delle condizioni a volte non per noi insopportabili, tutti questi scrutini che erano necessari per arrivarci. Vi ricordate quando gli scrutini sono diventati veramente... Che però nel caso di Pertini gli scrutini sono stati tanti, ma è stato salutare che fossero tanti, perché si è arrivati a una bella soluzione. Ma questo ha fatto sì appunto che il Presidente della Repubblica, tutto sommato, sia stato in genere, non sempre, ma in genere, una persona che veramente potesse rappresentare l'unità nazionale. E in questo modo avvalersi di poteri della Costituzione che qualcuno, Amato, li ha definiti a fisarmonica, nel senso che quando c'è una maggioranza tranquilla con un leader abbastanza condiviso, il Presidente della Repubblica ha scarsi poteri. È vero, è un notaio, certifica chi ha la maggioranza, chi può avere l'incarico, gli dà l'incarico. Ma poi nel tempo, oltre che notaio, è diventato arbitro, nel senso che ha fischiato qualche fallo. Quando Berlusconi è andato a proporre alla giustizia Previti, Scalfaro gli ha opposto un cortese e dignitoso rifiuto. Ma quando poi il sistema politico, e c'è stato dei periodi, si è imballato, il motore si è fermato, il Presidente della Repubblica si è messo la tuta del meccanico, ha preso la chiave inglese e ha cercato di rimandare il motore in moto, e sono stati fatti appunto gli esempi. Ecco quindi che allora questa figura effettivamente ha avuto un ruolo politico molto forte. In un paese che ha dei difetti istituzionali, qui c'è anche un'autocritica che la sinistra deve farsi di non averli affrontati. I Presidenti della Repubblica sono stati 12, io ci ho messo in più anche De Gasperi comunque. E la Germania ha potuto avere dei cancellieri solo dal 49, però vi ricordate quanti cancellieri nella storia ha avuto la Repubblica Tedesca? 9. Quanti sono stati i presidenti del Consiglio italiani? I governi sono stati una sessantina e i presidenti del Consiglio sono stati comunque alcune decine, perché qualcuno ha fatto più di un governo, De Gasperi 7 e così via. Voi capite che la cosa non regge. In questa situazione di un quadro politico che effettivamente istituzionale che aveva questi grossi difetti, il Presidente della Repubblica ha rappresentato con i suoi 7 anni, che sono al di là dei 5 della legislatura, quando la legislatura dura 5 anni, a volte viene sciolta prima, e ha rappresentato un elemento di stabilità importante all'interno del Paese, ma anche all'estero. Pensate a Napolitano, Mattarella, che ruolo hanno giocato nelle relazioni internazionali. Diceva Kissinger, io faccio appena tempo a imparare il nome del Presidente del Consiglio italiano, che me ne portano a conoscere un altro. E purtroppo è vero, ora vediamo cosa avverrà con questa legislatura, siamo in un terreno nuovo, ne parleremo alla fine. Quindi valeva la pena di esaminare, diciamo, la storia della Repubblica partendo dal Presidente. E certo chi ha cambiato le regole un po' del Presidente è stato Pertini, perché è stato anche una specie di difensore civico. Non si limitava a esercitare le sue funzioni, ma quando vedeva che certe cose non funzionavano, le diceva in faccia al governo del tempo. Vi ricordate, per chi è alla mia età, naturalmente si ricorderà il terremoto dell'Irpinia e Pertini che denunciò quella specie di 8 settembre che aveva avuto lo Stato in quella... Di Pertini si diceva che era un uomo di grande coraggio, di grande passione, di grande coerenza, ma qualcuno diceva che di politica ci capiva poco. Io sono assolutamente sull'altro versante e per dimostrarlo ho messo nel mio libro 2 episodi. Ho dovuto censurare delle espressioni di Pertini che non vi posso dire perché siamo in Radio Radicale in diretta, ma magari quando spengiamo i microfoni ve lo racconto. Il primo è stato già accennato. Io nel 1983 era capolista del PSI nella circoscrizione di Pisa, Lucca, Livorno, Massa Carrara, ma aveva avuto lo stesso una campagna molto dura, 3 federazioni contro e la quarta, diciamo così, la quarta imparziale. Sostanzialmente non è che non mi si voleva fare eleggere, mi si voleva fare arrivare secondo, così la mia qualità di vice segretario veniva evidentemente diminuita. Io dovetti cancellare tutto il mio programma di comizi nazionali e andare a fare il porta a porta. Era un ragazzo giovane, qualcuno dice anche bellino, insomma me la sapevo cavare nel porta a porta.
Sicché vinsi molto bene e lunedì notte aspettai a lungo i risultati delle preferenze per sapere come mi era andata. Pertini non so come aveva saputo di questa vicenda ed era preoccupato per la mia sorte. Sicché il martedì mattina io entro alla direzione del partito più tardi del solito e tutti gli usceri mi dicono ti cerca Pertini, ti cerca Pertini. Ovviamente non c'erano i cellulari, vado a un telefono fisso, chiamo Pertini, dov'è Rispini? A donne? Ma no Presidente, no Presidente, ho fatto tardi aspettando il risultato. Comunque ti volevo dire, bravo, hai trombato il piduista, che è la medaglia più forte che io abbia avuto. Ecco perché dopo questo incipit io mi sento in grado di dire, adesso la patata bollente è tua, cosa fai di questo risultato? Semplicissimo. La Democrazia Cristiana ha perso il 6% dei voti. De Mita non si può illudere di fare Presidente del Consiglio. Spadolini ha fatto il suo tempo. Insomma, c'era anche qualche altra locuzione. Ha fatto il suo tempo. Se Craxi se la sente, gli do l'incarico. E gli dissi, sì, Presidente, ma posso dirglielo? Sì, sì, puoi dirglielo. Vai a dirglielo, ma digli anche, cerca di non avere troppo contro i comunisti. Che cosa dimostra l'aneddoto? In realtà l'incarico a Craxi matura almeno 6 settimane dopo, perché a quell'epoca bisognava costituire i gruppi parlamentari, fare queste lunghissime consultazioni, eccetera, eccetera. Lui aveva già capito dove si andava a finire, perché non è che la DC non lottò, prima di arrivarci lottò, ma lui aveva ben chiaro dove si andava a finire e quale sarebbe stata la difficoltà più grossa, questo scontro fra socialisti e comunisti che nella vicenda era anche personale, c'era un forte scontro personale fra Craxi e Berlinguer. Se volete sapere come andò, io riferii a Craxi la parola di Pertini, lui aveva un atteggiamento quando pensava, faceva così, si metteva la testa fra le mani, pensa un po' e poi dice vai da Chiaromonte. E a quell'epoca, negli equilibri interni del PC, ma voi potete spiegarmeli meglio di me, Chiaromonte era l'anello di congiunzione fra Berlinguer e Napolitano, diciamo, fra le due posizioni. Vai da Chiaromonte, cerca di non fargli capire che sai che io avrò l'incarico, fagli delle ipotesi e vediamo come si reagisce. Io, come noto, è una delle cose che diceva Cossiga di me, che io non ero capace di dire le bugie, io non ero molto capace di dire le bugie. Incontro Chiaromonte in un senato ancora vuoto, perché si era appena votato, e dico, ma sa che succederà qui, là, faccio le mie ipotesi, e nel caso voi come la prenderete, se la prendereste, se tocca a noi, se tocca a Craxi? Lui non rispose niente e mi disse, ci aggiorniamo fra una settimana. Settimana tornò e mi portò le condizioni per cui un eventuale, che non era ancora maturato, incarico a Craxi, potesse svolgersi con un atteggiamento aperto, positivo, del Partito Comunista. Alcune erano giuste, ci doveva essere un incontro programmatico, ci doveva essere un incontro fra Craxi e Berlinguer sul programma, ma ce n'era una che non poteva reggere, e cioè che il governo doveva essere diverso. In quegli anni, per dire governo diverso, si doveva dire non espressione delle delegazioni dei partiti, ma composto di tecnici di rilievo, di personaggi che nella loro particolare ramo avessero dato prova di ottime qualità e così via. Ora che la DC, che bene o male aveva la maggioranza relativa, cedesse la presidenza del Consiglio al leader di un altro partito, anche se il rapporto era 34-14%, e rinunciasse anche a avere la sua delegazione al governo, come vi immaginate, era impensabile. Quando andai a riferire a Craxi, non dico che mi fece ruzzolare dalle scale, ma insomma, non la mia mediazione finì lì. Ma, ripeto, dimostra che Pertini era lucidissimo cosa succedeva. Seconda, lo dico perché, insomma, qui ci sarà qualcuno che gradirà questo aneddoto. Secondo aneddoto, funerali di Berlinguer. Vado al Quirinale e Pertini fa, io lo so che al partito voi ce l'avete con me perché sono stato troppo vicino, ma vedi, tu vai da Craxi e Martelli, digli che vadano a Verona, sulla tomba di Romeo e Giulietta, si suicidino e vedremo se l'Italia piangerà altrettanto anche per loro. Delimitato così il campo, si passò alla parte più politica, però preceduta da una parte personale. Dice, vedi, io ho parlato di figlio, nel caso di Berlinguer, lo porterò a Roma con un figlio, vi ricordate, perché ero molto amico del padre Mario. E qui c'è un piccolo giallo.
Quanti sanno che Mario Berlinguer, padre di Enrico, era un deputato socialista? Prima del Partito d'Azione, deputato fino al 68 tra l'altro, quindi non tanto, non tanto lontano. Evidentemente ai comunisti non faceva piacere far sapere che il padre di un segretario così, diciamo, caratterizzato, con un'identità così caratterizzata, era figlio di un deputato socialista. Forse ai socialisti non faceva piacere far sapere che da un deputato socialista era venuto un segretario, e quale segretario del Partito Comunista. Sa di fatto che sulla cosa in genere c'è un velo pietoso. Ma invece Pertini era molto amico di Mario Berlinguer. Quando Pertini dirigeva il Lavoro di Genova, Mario Berlinguer gli faceva gli editoriali, e non c'era motivo, perché lui era sardo romanizzato, quindi se lo faceva a Genova evidentemente per l'affetto per Pertini. E poi si arriva al discorso politico. Qui dovete perdonare che i grandi politici hanno un certo culto di se stessi, questo va. Io ho portato il primo laico a Palazzo Chigi dopo Parri nella persona di Giovanni Spadolini. Io ho portato il primo socialista nella storia nella persona di Bettino Craxi. Commento si era un po' aiutato anche da solo, ma insomma Pertini era stato decisivo. Volevo chiudere il settennato portando il PC al governo, in questo modo legittimandolo, in questo modo aprendo la strada a una democrazia di alternative. Sento, mi disse, che con la morte di Berlinguer non ho più interlocutore. Questi giudizi possono essere condivisi o non condivisi, piacere o non piacere, però dietro ci vedo quello, uno che la politica, quella vera, quella delle correnti, proprio lui poveretto ma quella vera la capiva, e la capiva altamente. L'ultima volta che aveva fatto una mozione nel congresso socialista nel 63, aveva preso un glorioso 2,3%, una cosa di questo genere. Quindi quella lì no, ma quella grossa secondo me la capiva, e quindi come Presidente della Repubblica ha dato il meglio di se stesso. In realtà se uno guarda la vita di Pertini è divisa in tre, no? L'antifascista, il resistente, il coraggio a tutta prova. Poi la normalità, a parte che in Italia non è normale nulla, cioè dal 46 fino alla sua elezione del 78, in cui sì, è un personaggio di rilievo, ma non lascia una particolare traccia. Ma da Presidente della Repubblica la lascia, e accidenti se non la lascia. Ma mi interrogherete poi voi anche sugli altri, su Pertini ho avuto una particolare confidenza. Quando non mi confermarono la vice segreteria del PSI, pensate, fu così cortese da ricevermi al Quirinale e fare la nota ANSA, il Presidente della Repubblica ha ricevuto l'onorevole Spini, insomma, cosa che mi fece un certo piacere, potete mettervi nei miei panni. Ma vogliamo andare un po' sull'attualità. Che succederà, che cosa succederebbe se si eleggesse direttamente un Presidente del Consiglio? Prima notazione, è vero che c'è chi sulla base dell'abate Gioberti crede nel primato morale e civile degli italiani, ma, e quindi dice, ah, se facciamo una cosa diversa è una bella cosa, ma in nessun paese democratico esiste l'elezione del Presidente del Consiglio. Se si elegge qualcuno, si elegge il numero uno del sistema, cioè il Presidente della Repubblica, non il numero due. Il Presidente della Repubblica lo può eleggere o è anche il capo dell'esecutivo, come in Stati Uniti d'America, oppure come in Francia, condivide i poteri dell'esecutivo con un primo ministro, oppure come in Portogallo o in Austria è un presidente tipo il nostro, ma dotato di un'elezione diretta. Ma in nessun paese si elegge il Presidente del Consiglio. Il che provocherebbe alcuni guai. Primo guaio, uno delle cose positive che il Presidente della Repubblica riesce a fare è avere un potere di persuasione morale. Cioè non è che può dire io non faccio, ma può persuadere, diciamo così, indirizzare a non fare qualche cosa. E che potere morale può avere un Presidente eletto indirettamente rispetto a un Presidente del Consiglio eletto direttamente? Adesso parlo alla Toscana, la prima volta che il Presidente della Repubblica osa dire qualcosa, quell'altro può dirgli, o pallino, ma io sono eletto dai cittadini, te no, quindi per piacere occupati dei fatti tuoi. Ma c'è di peggio. Quest'anno è il centenario matteottiano dell'uccisione di Giacomo Matteotti. Giacomo Matteotti contesta la legittimità della campagna elettorale del 1924, perché è svolta sotto le violenze, un deputato ucciso, altri feriti, cittadini che non potevano esprimersi. Queste elezioni del 24 erano governate da una legge redatta da un deputato fascista che si chiamava abruzzese, che si chiamava Acerbo, la quale diceva che se una lista prendeva almeno il 25% dei voti,
gli venivano dati il 66% dei seggi, e passa alla storia come una legge particolarmente ingiusta, diciamo. Al momento i documenti presentati dal governo su questa elezione diretta del Presidente del Consiglio cosa dicono? Che alla lista del Presidente del Consiglio sarebbe comunque assegnato un premio di maggioranza del 55%. Ma al momento si rinvia ad una legge elettorale per dire se questo Presidente viene eletto con un quorum o no. Se gli si viene richiesta, come penso sarebbe legittimo, chiedere la maggioranza assoluta e nel caso quindi un ballottaggio. Perché noi potremmo avere un personaggio dotato di questi poteri così straordinari eletto da una maggioranza relativa, mi spiego, da un 40%, o addirittura da un 30% se i candidati fossero tanti, se non gli metti una soglia. E secondo me la soglia dovrebbe essere la maggioranza assoluta dei voti, come avviene in Francia, se nessuno, per il Presidente della Repubblica intendo, se nessuno arriva al 50, più un voto, si fa un ballottaggio. E su questo al momento non abbiamo alcuna notizia e nessun affidamento. E siccome le leggi si devono fare non fidando sulla buona volontà, ma fidando sulla capacità delle leggi di reggere positivamente, è un momento di grande preoccupazione. Io sono fra quelli che pensano che il centro-sinistra non dovrebbe semplicemente dir di no, ma dovrebbe affacciare delle proposte, che possono non essere un'elezione diretta. Il cancellierato, ho detto nove solo i cancellieri della Repubblica Federale Tedesca da 49 oggi, è un meccanismo parlamentare di stabilità, che non c'ha bisogno di un'elezione diretta. Ma ora è più complicato da spiegare, e non mi lancio nella spiegazione. Anche il sistema spagnolo ha degli elementi di la legge elettorale, degli elementi di stabilità, ma non produce un terremoto costituzionale come quello dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Tornando a noi, quindi, tutto sommato il mio libro, ma è stato colto, credo che abbia questo elemento, dimostrare che questa elezione indiretta non c'è mica andata tanta male, sì, più alti, più bassi, meglio, peggio, ma tutto sommato è stato un buon sistema. E prima di incidere così fortemente sul vecchio sistema con l'elezione diretta del Premier, credo che ci si dovrebbe pensare ben due volte. Questo credo che dovrebbe far parte di un meccanismo di mobilitazione e anche di riflessione più vasto di quello che non stiamo facendo. È vero, tutti dicono, le due volte che si è cercato di cambiare la Costituzione, cioè a dire referendum Renzi, per capirsi, e referendum Berlusconi, quello prima, tutte e due le volte i cittadini hanno votato per il mantenimento della Costituzione. E quindi questo fa ottimismo. Ma se un ipotetico futuro referendum fosse solo volete eleggere direttamente il Presidente del Consiglio o no, io non scommetterei troppo sul fatto che anche stavolta il perché gli altri due referendum furono sconfitti perché il Presidente del Consiglio al momento aveva presentato una riforma talmente variopinta, piena di tante cose, che la gente sai un po' com'è, intanto mantengo la situazione perché non capisco dove si va. Ma se fosse isolato solo volete eleggere il Presidente del Consiglio o no, beh, penso che sarebbe una partita difficile. Ecco perché dico che bisogna fare una proposta in positivo. Su dei meccanismi di stabilità del governo e certamente anche su, eventualmente, su spiegare che se si elegge, e questo sono un po' ardito, mi rendo conto, che se si elegge direttamente qualcuno, si elegge il numero uno del sistema, non il numero due. In ogni caso, il libro spero che porti un mattone a questa battaglia. E termino, perché si deve terminare sempre con uno scherzo, si comincia con uno scherzo, si termina con uno scherzo. Una professoressa di storia di Milano, presentando il mio libro a Milano, disse, beh, c'è una costante, a parte quella che sono tutti uomini, e questo merita un discorso a sé, ma c'è una costante, per essere eletti Presidente della Repubblica si deve appartenere all'arco del Tirreno dello Stivale, arrivando eventualmente al Piemonte, ma si deve essere nel Tirreno. Se ci fate caso, Friuli, Veneto, Emilia, Marche,
Puglia, eccetera, sono sempre state fuori, cioè a dire l'Adriatico è escluso. Ma a parte questa legge non scritta, se avrete la pazienza di leggere il mio libro, vedrete che ogni lezione è una storia a sé, è di fatto una storia a sé, non classificabile, se non con quel parametro del non il numero uno dell'elemento di spicco, ma non del centravanti. E questo ha reso anche le lezioni del Presidente della Repubblica anche appassionanti, perché la gente le segue con una certa partecipazione, e quindi anche ha fatto sì che siano un fatto di interesse e di partecipazione democratica. Per questo credo che abbiano meritato questo dibattito in una sede di partito, perché credo che sia uno degli argomenti più importanti di cui possiamo discutere e di cui possiamo dibattere. Grazie. Prima di iniziare il secondo giro volevo fare una piccola domanda, no? Perché sapete, qui siamo una sede di partito. Vogliamo prendere il microfono. Scusate, la parola al segretario del circolo. Noi siamo Fabio Filogna, è segretario del circolo. Noi siamo praticamente in una sezione del PD che ha una filiera che ricordavate prima, e siamo particolarmente, diciamo, abbiamo subito un po' quel passaggio del 2013, quello legato alla congiura, diciamo, contro Prodi. Volevamo sapere, io non ho letto il libro perché lo prendo adesso, perché è stato un episodio doloroso per la sinistra, in particolare per il nostro partito, ce lo siamo portato dietro e forse ancora oggi ne paghiamo un pochetto le conseguenze. Se nel suo libro Valdo era messo in rilievo, qual era il tuo punto di vista, insomma? Grazie. No, io l'ho ricostruita piano lentamente nel corso di due anni. Fabio Martini. No, ha chiesto a te. Ma io a quell'epoca non ero più in Parlamento, quindi non l'ho vissuta direttamente, per fortuna mia, perché credo che sia stata una brutta giornata. E, diciamo che è stato un momento, non so se sapete un po' come la penso io, un momento in cui si è rivelata in tutta la sua purtroppo evidenza il carattere di fusione a freddo che aveva preceduto alla formazione del Partito Democratico. Per cui si è partiti in quell'elezione, ma adesso non mi comprerete più il libro perché vi racconto tutto, si è partiti in quell'elezione con la candidatura di un ex democristiano di grido, che era l'ex segretario della CISL Marini. Viene portato in votazione subito, cosa che l'astuto Renzi poi non farà con Mattarella, perché i segretari astuti, i primi tre scrutini tengono le carte coperte, quelli in cui ci vuole 2/3, e partono per la quarta. Invece in quel caso si parte subito con Marini, il quale sulla carta avrebbe avuto i 2/3 dei voti, ma in realtà non li prende. Però, attenzione, prende la maggioranza assoluta, quella che alla quarta votazione gli sarebbe bastato. Ma evidentemente c'era qualcuno che voleva dire: noi questo Marini lo facciamo provare e poi lo facciamo ritirare. Sicché, senza nemmeno aspettare la quarta votazione, gli dicono: stop. Lo posso dire perché anni dopo mi capitò di fare una chiacchierata confidenziale con Marini, che era ancora dolorante, diciamo così, per l'episodio. Era molto addolorato di questo episodio. A quel punto, ma io non c'ero, ci vorrebbe Morassut, che forse c'era, non so se c'era già. Il Partito Democratico, forse c'era. Ho sentito però nelle presentazioni che ho fatto con parlamentari che erano stati presenti, ho sentito qualche rievocazione di questo clima. A quel punto viene convocata una bella assemblea dei grandi elettori del Partito Democratico e il segretario del momento, che è Pierluigi Bersani, che è la persona più stimabile del mondo, ma onestamente in quella vicenda in mano la baracca non l'ha tenuta, succede a tutti noi, per carità, ma e in quell'assemblea viene appunto ritirato il nome di Marini e viene Marini, per esempio, aveva avuto, così si va al sodo, l'aperta ostilità di Renzi, in nome di quel rinnovamento generazionale che Renzi portava avanti. Credo che non ci sia nessun segreto per dire che lui si è espresso in modo critico. Bersani, appunto, propone l'abbandono della candidatura di Marini e propone invece la candidatura di Romano Prodi, che aveva la caratteristica di essere meno uomo
almeno apparentemente forse, meno uomo della DC di Marini, ma di essere stato l'uomo dell'Ulivo, quindi l'uomo dell'unità della sinistra. E qui bisognava esserci, perché una delle versioni di questa assemblea è che l'assemblea scatta in piedi e fa un'ovazione. E quindi non si vota, non si prende, come succede in genere, o dovrebbe sempre succedere, un'urna in cui i grandi elettori dicono se sono favorevoli a quel nome oppure eventualmente ad un altro nome. Qui ci sarebbe tanti episodi gustosi da raccontare, ma in parte sono raccontati. L'assemblea sarebbe scattata in piedi e avrebbe fatto un'ovazione, per cui si decide di non procedere a una votazione, ma di prendere per buono. Altre versioni dicono sì, ma c'era una gran confusione, qualcuno era già andato via, non lo so. Sta di fatto che questa ovazione evidentemente non era rappresentativa, perché il giorno dopo Prodi subisce, tra l'altro Prodi aveva fatto forse, questo è stato un errore, ma insomma era in Africa se non vado errato, non era... Ma un errore, ma non era... Ma era giusto dal punto di vista suo, ecco. Cioè si era dimostrato distaccato, dice, fate un po' voi. Non era lui il candidato. E prende più di 100 franchi tiratori. Anzi, forse anche qualcuno in più, perché si pensava che Prodi qualche consenso nello schieramento avversario forse l'aveva avuto, se questo fosse successo i franchi tiratori erano ancora di più. Voi potete sapere da me chi erano, e no, io non posso dirvelo, non posso dirvelo. Diciamo, si può però diciamo abbastanza ricostruire. In parte erano voti contro Prodi, in parte erano voti contro Bersani. Tant'è vero che poi Bersani, attraverso successive tappe, verrà sostituito da Renzi. In parte erano voti contro Prodi perché nelle vicende dei rapporti fra Prodi e il Partito Democratico a sinistra, i post-comunisti, diciamo così, e alcuni dei loro leader, c'erano stati degli attriti anche abbastanza forti. In parte quindi erano voti contro Prodi, in parte erano voti contro Bersani. E era frutto però, secondo me, o ci se la piglia semplicemente con i singoli e con un problema di responsabilità dei singoli, oppure si va alla radice del problema, cioè che l'impasto che aveva formato il Partito Democratico era così, diciamo, improvvisato e così senza colla, che ognuno si faceva i fatti suoi. Sta di fatto che è quello che provoca il fatto che tutti vanno da Napolitano, che onestamente non aveva più salute, infatti, il quale accetta a termine, a condizione che si faccia delle riforme costituzionali che sistemino un sistema, scusate il bisticcio, che aveva dimostrato queste falle così. Tutti applaudirono Napolitano con applausi frenetici questo messaggio, ma poi continuarono a farsi i fatti loro e la riforma non la fecero. Napolitano, che a quel punto era il presidente eletto più anziano della storia. Pertini lascia a 88 anni passati, ma non è rieletto. Come presidente è stato eletto a 81 e abbondanti, ma 81. Napolitano viene eletto a più di 81 anni, quindi passa alla storia, Napolitano 2, come il presidente, per chi ama queste statistiche, il presidente più anziano. Però non aveva effettivamente salute, non ce la faceva a reggere al peso, e quindi dopo 2 anni se n'è andato. Qui mi ponete, adesso io non voglio svicolare al tema, ma di fronte al tema politico. Il sistema, io dico, ha funzionato tutto sommato bene, però attenzione, le ultime 2 volte ha avuto 2 reelezioni consecutive. E questo, al di là della grande personalità dei 2 interessati, non è un buon sintomo, perché vuol dire che non era capace di produrre un rinnovamento. L'ultima volta, il Mattarella 2, abbiamo assistito a nomi anche molto, come si dice, di fantasia. Ai miei tempi ci sarebbe stato almeno 5 o 6 personaggi che per curriculum di cariche rivestite, per autorevolezza, erano presidenziabili. Ma infatti il libro ci azzecca abbastanza, perché io scrivo prima delle rielezioni di Mattarella, ma scrivo che i candidati veri sono 2, Mattarella e Draghi, e che degli altri non vale nemmeno la pena di parlarne. Spero di non essermi inimicato nessuno, di non aver avuto, non essermi, ma tutto sommato la cosa era realistica, perché poi aggiungo, Mattarella ha dichiarato di non volere e Draghi
porrebbe il problema politico di quello che succede se lascia, diciamo così, il governo. Che cosa c'è dietro l'angolo? Beh, intanto bisogna dire che il prossimo presidente viene eletto dopo le prossime elezioni politiche. E quindi speriamo, che devo dire. Vuol dire che Mattarella non si dimette? Io quel poco di confidenza che ho col presidente gli ho detto per carità no. Perché se poi annunciasse che a termine non conta più nulla. Ma io penso che assolutamente la filosofia della Costituzione gli dà 7 anni, questi 7 anni, indipendentemente dall'alternanza dei governi che ci sono, questi 7 anni se li deve assolutamente fare. Quindi le prossime elezioni del Presidente della Repubblica andranno dopo le prossime elezioni politiche. Certo, non nego che dopo anni di incertezza sulla maggioranza, oggi una maggioranza c'è e che se o si martella da sola, oppure eventualmente, se venisse confermata alle prossime elezioni, è in grado di eleggersi un Presidente della Repubblica. E naturalmente l'augurio sarebbe che sia uno che sia capace davvero di assicurare l'unità nazionale. Perché Fabio Martini ha detto molto giustamente, a volte il Presidente non era un uomo politico eletto, non è un uomo politico notissimo o di grandissima autorevolezza, ma in qualche modo la carica ha anche fatto l'uomo, nel caso di Mattarella è evidente. Mattarella era una persona estremamente stimata, ma non era un personaggio popolarissimo, diciamo, nel paese, anche perché ha sempre avuto un atteggiamento molto contegnoso, molto sobrio, molto rispettoso. Oggi Mattarella è un personaggio di grandissima popolarità e se l'è guadagnata proprio riuscendo a rimettere in moto il sistema quando il sistema sembrava imballato, quando il motore sembrava assolutamente bloccato. Si dice, ma nessuno tocca Mattarella, noi vogliamo semplicemente eleggere il Presidente del Consiglio, Mattarella rimane lì. Ma insomma, l'ho detto prima, non prendiamoci in giro. Se il Presidente della Repubblica è eletto indirettamente, il Primo Ministro è eletto direttamente, uno scrive nel sistema, l'hai creato, il sistema non sarà mai più quello di prima. Dunque io sicuramente ci sarà due o tre cose di secondo passaggio generale, aggiungo alla bella ricostruzione. Per Fabio Martini ci sarà una... fare i nomi e i cognomi. Sì. se Fabio è d'accordo, prima di fare un secondo giro con lui vorrei sentire, in assenza di Roberto Morassut, vorrei intanto capire se per caso ha desiderio di intervenire Enzo Mattina, che comunque non è insomma, che nel nostro circolo è uno, ci fa piacere, è uno, no, se vuoi intervenire Enzo, se vuoi intervenire vieni al... Vi ringrazio, Enzo. Sono fuori dalla politica attiva da molti anni, quindi sono troppo osservatore esterno e quindi sono meno coinvolto, ma pure un pochino, c'è poco da fare, della quotidianità. Che cosa dico io? La prima cosa è questa, il libro. Io naturalmente non l'ho letto ancora perché l'ho ordinato con Amazon, però mi devi dare il tempo, se ne posso pigliare un'altra copia, sinceramente, perché ne vale la pena. Il libro perché viene fatto, come lo interpreto io? Io lo interpreto così. Questo è un paese che non ama la storia, ma e noi sempre, se andiamo a leggere la storia e la leggiamo bene, troviamo pure gli spunti per decidere che vogliamo fare domani. Allora forse è utile andare a fare un ripasso di quello che è accaduto in questa nostra Repubblica, soprattutto nel taglio che ha assunto Valdo. Prima di prendere delle decisioni casomai irreversibili. E qui abbiamo due fenomeni che vengono avanti, due linee politiche, due, come dire, decisioni, orientamenti politici, quello dell'autonomia differenziata, del regionalismo differenziato, che è una cosa micidiale sotto tutti i punti di vista. E
non si parla a sufficienza di quello che è la vera e propria mistificazione che questi stanno facendo. Io sono un terrone, insomma, si capisce, ma qui dentro, a dire la verità, ho l'impressione che siamo in parecchio riunti, siamo tutti così. Che cosa, la cosa più grave non è solo che si voglia fare, ma il modo in cui la si voglia fare. In cambio a questi Zulù gli diamo il ponte sullo stretto di Messina. Io, se vi debba essere sincero, quel ponte non lo farei mai. È il posto dove c'è stato il peggior terremoto che l'Italia abbia subito nel corso dei millenni. Va bene, questo è il punto. In più, il problema del Mezzogiorno non è solamente di fare di corsa il passaggio dalla Calabria alla Sicilia e viceversa, è di avere una Sicilia che si può viaggiare col treno, e quindi ci deve essere il treno, e un Mezzogiorno in cui c'è il treno, perché quelle che ci sono non lo sono. È la peggiore, come dire, rete ferroviaria che esiste in Europa, da calcoli e da valutazioni che sono state fatte. Benissimo. E allora, però questa cosa sta andando avanti. E non è che c'è un'azione forte, non si può proprio accettare questo scambio. E nessuno dice niente su altre cose. C'è oggi una sensibilità sui morti sul lavoro. E io continuo a chiedermi, ho fatto la mia indagine, se la legge Martina, che era un bravo compagno, adesso sta alla FAU se non vado errato, ecco, questa legge Martina prevede che i beni dell'agrario che mette le persone lì dentro a lavorare e li tratta in maniera schiavistica possono essere confiscati. Voi vi immaginate? C'è stata mai una confisca in Italia in base alla legge Martina? Neanche una. Non l'hanno richiesto i sindacati, eppure ci dovrebbero essere. Non l'hanno richiesto i politici. Il buon Salvini, eletto senatore a Gioia Tauro, pur sapendo che Gioia Tauro sta in alto e la piana sta sotto Gioia Tauro, mi dovete dire com'è possibile non vedere 3.000 persone che stavano dentro una cartonville. Quelle che si sono incendiate 2 o 3 volte e sono morte le persone. Persone che vengono trattate in una maniera indecente. Ecco, questa è la situazione. Di questa roba non si parla. Non si dice niente. Anche sulla storia degli infortuni sul lavoro, è chiaro che sono sensibilizzato come ex sindacalista, ma mi pare possibile. Vi dico la verità, noi 15 giorni fa, in una cittadina che si chiama Pomigliano, abbiamo voluto fare un atto di grande riconoscenza ad un signore che abbiamo conosciuto nella mia gioventù, che si chiamava Vito Vicino, che era semianalfabeto. Quando noi facemmo i responsabili della sicurezza all'interno dello stabilimento, questo Vito Vicino si innamorò della cosa e cominciò a fare. Il problema fu insegnargli un po' di italiano per prima, dopodiché gli dicevo che lui doveva imparare certe cose per la sua sicurezza. Questo riuscì a farsi, a collegarsi con dei professori universitari, sempre tramite noi di ingegneria, che gli spiegavano tutte le cose, e questo arrivava in fabbrica, le applicava con una tale radicalità da creare enormi problemi. Fatto rapidamente, facendo come faceva lui, è vero che delle volte i compagni l'hanno pure, come dire, sciaccato, si dice a Napoli, ma è altrettanto vero che gli infortuni ebbero un calo verticale, perché prima di lui la gente non si metteva neanche il casco in un'azienda siderurgica. Quindi io dico, questo libro, che tratta della parte istituzionale, non di episodi di questo tipo, eccetera, di quello che è accaduto nella politica italiana, serve anche ad illuminarci. Noi non possiamo accettare facilmente l'autonomia differenziata. In fondo questo dibattito sul ricambio della Costituzione, prima cambia abbastanza tranquillo. Sì, si dice che non siamo d'accordo, ma questo mi sembra abbastanza tranquillo. Però io non vedo questa grande mobilitazione, e forse la mobilitazione ci vorrebbe. Perché, scusa, anche la modalità con cui si intende portare al dibattito è fatta in maniera tale da
poter evitare il discorso referendum, che è una cosa abbastanza... c'è la procedura che loro hanno messo in cantiere, Fabio sicuramente la conosceva di me. Quindi, ma io non vedo questa grande mobilitazione, quindi noi abbiamo né la mobilitazione su questo piano e neanche quella sull'autonomia differenziata, che è poi, come dire, è una sorta di pandan delle due cose tranquillamente. Ecco. Io credo che noi dovremmo proprio cambiare. Allora, questo libro serve per, come dire, andare a vedere che cosa è successo, perché in fin dei conti in ciò che è successo troviamo anche le motivazioni, le ragioni, gli spunti per una battaglia d'oggi, perché io sono uno di quelli che non è soddisfatto di come vanno le cose del partito e partecipo qui, quando mi capita di poterci venire lo faccio con piacere, ma non mi sento tanto coinvolto. A me questa storia del campo largo con i populisti proprio a me, l'ultimo, è proprio una cosa che è intollerabile, perché guardate, qui ci sta la parte di Santini del passato, sono tutti di una parte, però insomma diciamo che Gramsci lo considero un po' fuori quota, chiamiamolo così, va? Comunque detto questo, ma non si è mai fatta la predica dell'assistenzialismo. I 5 Stelle nascono sull'assistenzialismo. Io vi do qualcosa così, lo stipendio senza bisogno di lavorare, al mio paesello di origine dove non c'è mai stato un divorzio, mai nei secoli, tutta più poteva esserci un'uccisione, questo è il caso tra moglie e marito, ma non più di altro. Ma come è possibile mai? In un paese di 2.500 abitanti ci sono state la bellezza di 50 separazioni. E perché le 50 separazioni significavano pigliare due reddi di cittadinanza dalla stessa famiglia. E questo si è verificato in tutta la vallata, con un momento d'oro per gli avvocati della zona, che è stata straordinaria. Dice, ma queste sono fatte marginali? No, non sono fatte marginali. Quello è un laboratorio, un piccolo laboratorio, dove c'è il bello, il brutto e tutte le situazioni, ma molto simile alle cose nazionali. Una volta lo coinvolsi in un'inaugurazione di una caserma. E beh, per esempio lì c'era un maresciallo bravissimo. Quando scoprì che c'è la cassa rurale, faceva la usura, lo trasferirono in una notte, lo promossero, lo mandarono in una sede più importante, lui arrivò il pomeriggio, la notte lasciò la macchina davanti alla caserma, la mattina la macchina era già saltata, gli avevano messo sotto le bombe, cioè. E questo vuol dire che c'erano tutte queste cose che ci sono anche nei piccoli paesi. Chiudo dicendovi questo, io francamente noi dobbiamo chiarire nel partito che succede. Noi non siamo quella roba lì, noi, nella nostra storia io ho dovuto firmare le casse integrazioni in passato. Ma quando si faceva una cassa integrazione, vi dovete credere, era una roba che ti venivano le ansie notturne, perché la gente non è che non era contenta di fare anche la cassa integrazione come difesa, ma ti diceva, io non voglio essere assistito, voglio lavorare. La mia dignità è il fatto che la mattina mi alzo e vado dove devo fare il mio mestiere, non che io sto a casa e piglio i quattrini. Questo era quello che io ho sempre saputo e credo che sappiamo tutti quelli di noi che siamo qui dentro con i capelli bianchi e meno bianchi. E adesso qual è la politica di questi 5 Stelle? Noi non la sappiamo. Anche sulla storia del reddito di cittadinanza, quindi credo delle fesserie quotidiane che sono imperdonabili, insomma, non si capisce se c'è, non c'è più il sindacato, se c'è, non c'è la contrattazione, se lo facciamo per legge, lo facciamo per legge. Ma insomma non mi pare che sia. Anche nella scelta che stanno facendo nelle varie regioni, questi qui ogni volta hanno qualche operazione loro da fare, eccetera. Non mi pare che quello sia il campo nel quale francamente... Cerchiamo di riconquistare quelli che erano i nostri voti storici, che già sarebbe qualcosa, ma se noi possiamo riconquistare nella chiarezza, non nella confusione. Quindi io credo che questo libro ci può aiutare anche a scegliere con più chiarezza. Non dipende direttamente da noi, dai nostri amici che stanno, i compagni che stanno alla guida di questo partito, ma questo partito deve essere rinfrescato,
Valdo, non c'è nulla da fare. Ci vogliono i giovani come noi. Non va bene. Giovani come noi. Ora va bene, bravo. Grazie a voi. Grazie Enzo. Per Radio Radicale ricordo che è intervenuto Enzo Mattina, già europarlamentare, sindacalista di lunghissimo corso. Dunque torniamo ai temi più, sì, alla chiusura con Fabio. Io vorrei darvi uno spunto di riflessione brevissimo che comunque credo ti consenta di arrivare a conclusione abbastanza bene. Un momento molto importante secondo me della storia dei Presidenti della Repubblica, molto significativo perché segna proprio, io lo dico con umiltà, quindi nel caso mi corrigerete voi, credo che sia proprio un punto di snodo che ci porta che poi in effetti corrisponde al passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica, è l'elezione di Oscar Luigi Scalfaro, sulla cui elezione, che arriva in un momento del Paese terrificante, no? con Falcone e Borsellino, uccisi in quel momento, assassinati, non uccisi. A quella elezione contribuì in maniera determinante l'uomo politico che forse più di tutti rappresentava in quel momento colui il quale indicava i guasti anche nefasti di quella che lui chiamava partitocrazia. Cioè, Marco Pannella fu protagonista dell'arrivo alla definizione della presidenza di Scalfaro. Ed è un paradosso, perché proprio l'uomo delle battaglie più laiche, più vicine ai diritti civili, insomma, più anticlericale che si potesse immaginare, finisce per essere il tessitore di una trama politica che in qualche modo dall'assist all'arrivo di Scalfaro alla Presidenza della Repubblica, tanto che successivamente lui dichiarava pubblicamente anche nelle sue conversazioni domenicali di essersi un po' pentito poi dopo di questa cosa. Però quello che voglio dire è che in quel momento l'arrivo di Scalfaro, che credo rientri pienamente nel filone dei presidenti che poi sanno comunque diventare protagonisti di, insomma, sanno farsi rappresentanti del popolo, della nazione, dell'intero popolo italiano, anche se con momenti di difficoltà poi negli anni. Però quel momento segna una cesura, e la cesura è nel, credo io, sul piano delle leggi elettorali. Cioè lì comincia a snaturarsi, non so se rispetto al dettato costituzionale, perché non sono un costituzionalista, però comincia a sgretolarsi l'idea di democrazia rappresentativa. Ed è da allora che la figura del Presidente della Repubblica, così come la figura della Corte Costituzionale, della Consulta, assumono lungo tutto l'ultimo trentennio il ruolo fondamentale che hanno, perché sono proprio quell'arbitro che diceva Valdo, no? quelle figure che riescono a entrare in campo da arbitro e dire guardate che ai giocatori, guardate che state andando fuori, la partita non va più bene, non è più una partita, non so come dire, le regole della partita ce le stiamo dimenticando. Io su questo aspetto sollecito Fabio anche a una piccola riflessione, perché mentre vedo benissimo appunto il ruolo del Presidente della Repubblica raccontato in questo libro magnificamente come uno delle ancore di salvezza, non vedo al momento grandi capacità della classe politica di rimettere in piedi un filo logico che riguardi il tema della legge elettorale, che è il perno poi della democrazia rappresentativa. Ecco, a quest'ora sono tanti temi importanti, assai rilevanti. Ma insomma, ieri, adesso non voglio essere sgradevole, ma ieri c'è stata un'iniziativa del Partito Democratico, della segretaria, che ha parlato, ha espresso un'istanza assai significativa, ha detto bisogna fare una riforma elettorale che riavvicini i cittadini, diciamo, alle decisioni. E, tuttavia non ha fatto nessuna proposta, diciamo, e quindi c'è un certo distanza tra alcuni, diciamo, dichiarazioni e poi la messa, perché evidentemente, insomma, c'è ancora una certa
E quindi torniamo a un discorso che faceva Valdo Spini, effettivamente serve una controproposta, ma perché? E adesso vi dico una cosa che non sentite di solito nella discussione pubblica. Il 25 settembre del 22 il centrodestra ha vinto legittimamente le elezioni politiche conquistando, perché la legge elettorale consente a chi ha una forte minoranza di essere maggioranza in seggi, ha ottenuto 12 milioni e 300 mila voti. Bene, tutti gli altri hanno preso 15 milioni e 300 mila voti, ma erano divisi, ma non è un rimprovero perché erano divisi, questo poi ognuno fa le sue valutazioni. E tuttavia, e qui ho un'opinione diversa da Valdo, io ho l'impressione che se si andrà ad un referendum nella forma del plebiscito, che è quella tradizionale di questi referendum, cioè o me governo, o me Meloni, o no, come ha fatto Renzi nel 2016. E attenzione, qui vi faccio un precedente che vi farà rabbrividire. Nel 1953, l'unico forse statista che l'Italia abbia avuto, che si chiamava Alcide De Gasperi, che aveva ottenuto nelle elezioni del 48 la sua maggioranza il 62%, propose una riforma elettorale che fu ribattezzata efficacemente dalle opposizioni legge truffa e che fu fatta, diciamo, contestualmente alle elezioni, se sostanzialmente la maggioranza centrista avesse ottenuto il 50,01 dei voti, avrebbe avuto il 65% dei seggi. Ebbene, quella prova di forza fatta in piena guerra fredda, cioè quando, di qua o di là, tutti gli altri, il resto del mondo, presero il 50,1 dei voti, cioè in piena guerra fredda tutte le minoranze presero più voti delle forze centriste che in quel momento erano dominanti, stradominanti, e sarebbero tornate a essere dominanti nelle elezioni del 58, e poi centrosinistra, vabbè, insomma, comunque. Ecco, quindi andare ad uno scontro, ad un plebiscito, è sempre estremamente pericoloso, e qui dovrò citare un grande vecchio della Prima Repubblica, Rino Formica, che ha detto in un'intervista che mi è capitato di fargli: attenzione, perché gli italiani hanno sempre cercato i leader, ma non vogliono avere padroni. Quando ci sarà il referendum, ricordatevi di questa frase, perché ho l'impressione che se il governo andrà al referendum riceverà lo stesso trattamento che ha avuto Alcide De Gasperi, cioè non stiamo parlando di Giorgia Meloni, con tutto il rispetto, ci mancherebbe, che ha avuto Berlusconi, che ha avuto Renzi, perché è questa idea, cioè io mi prendo un superpotere che in realtà in gran parte ho, perché faccio una domanda alla quale tutti sappiamo rispondere: c'è un solo articolo della Costituzione che impedisce ai governi italiani di assumere una qualche decisione in tempi rapidi? La risposta è no. I governi, e questo governo sta dimostrando una capacità decisionale e una velocità di decisione assai superiore a quella di tutti i governi che l'hanno preceduta, vi voglio stupire, ma no, questo non significa che siano decisioni sagge, ma sono veloci, sono rapide, no, c'è un problema, gli vanno incontro, poi tornano indietro perché fanno dei pasticci inenarrabili, e tuttavia non c'è nulla che gli impedisce. Cosa c'è? Il problema della stabilità, perché effettivamente casca, e se casca un governo ogni anno si perde tempo, cioè è una entità non misurabile il tempo che si perde per le crisi di governo, ma in realtà tutti i cittadini ne risentono, perché se noi perdiamo, in 78 anni abbiamo perso un anno nelle crisi di governo, è un anno di decisioni, di provvedimenti che sono andati in fumo. E chiudo con un aneddoto. Io seguivo i presidenti del Consiglio e andai con Romano Prodi nel
nel 1996 a Bonn, quando la coaccelleria era ancora a Bonn, e quindi ci fu un incontro con l'allora cancelliere Kohl. E Kohl poi raccontò successivamente, anni dopo, Prodi, quando gli diede la mano e aveva trovato diversi punti d'incontro, disse: ma la prossima volta chi viene? Ecco, la prossima volta in effetti non andò Prodi, ma andò... Dio solo lo sa, sta di fatto che il governo Prodi, che aveva vinto le elezioni, durò 2 anni. Successivamente la sede della cancelleria venne trasferita a Berlino, in un palazzo molto moderno, molto bello. Entrando poco prima dell'ufficio del cancelliere c'è un corridoio nel quale ci sono appunto 9 quadri dipinti di cancellieri, 9. Ecco, noi ne abbiamo avuti, diciamo, molti di più e abbiamo perso molto tempo. Ripeto, chi prende il governo può... Ultima, vi assicuro, però anche questa ha un qualche significato. Ha detto molto bene Spini, un turno, non... per il presidente che fosse eletto, il presidente del governo eletto, un caso unico al mondo, ma non a caso da nessuna parte c'è questo istituto, perché si è rivelato inefficace. In Israele l'hanno tolto subito, hanno sbaraccato immediatamente. Ma qual è il punto veramente grave? E qui uso un termine, c'è tutta sta retorica, no? Lo sapete, sui mezzi di informazione tutto sembra sempre la prima volta, sembra tutto orribile. No, questo è veramente serio. Se un presidente eletto del Consiglio viene eletto col 41% degli elettori, come questa maggioranza è il 43%, però c'è una legge elettorale che gli consente di... Ma un presidente eletto è diverso, un presidente direttamente eletto. Vuol dire che il 59% degli italiani non lo ha votato. Ma perché esiste il secondo turno in Francia? Proprio perché a quel punto è eletto dalla maggioranza dei votanti, cioè più del 50%. In Francia al primo turno, se tu non ottieni il 50%, viene eletto al primo turno. Il secondo turno scatta solo se nessuno dei due ha ottenuto il 50%. Quindi, ma perché? Questo fa capire... Che vuol dire il secondo turno? Il secondo turno è una forma di legittimazione, ma se invece, come il centrodestra vuole, perché teme sempre il secondo turno, perché per una serie di motivi storici teme sempre, vuole farlo a un turno unico, beh, questo è francamente pericoloso, perché avremo un Presidente della Repubblica, come ha detto molto bene Spini, che sta al piano di sotto, che non può dire nulla, non è che fa un intervento, ma che vuoi tu, io sono stato eletto dal popolo. E quindi questo è un elemento veramente pericoloso, che farebbe capire agli italiani tante cose, ma non sempre la politica riesce a evidenziarlo. L'ultimo. Rendere ancora più grave la situazione, che non è solo 12 milioni e 15 milioni e cioè gli elettori che si sono opposti al governo, ma ce ne sono 18 che non hanno votato, e quello forse è il dramma maggiore. Vabbè, cioè, no, quello diciamo che ormai hanno sempre, è un andazzo, hanno sempre torto, gli assenti. Ma nel caso del premierato amplifica certo, ancora. Ah, certo. Io farei solo un francobollo, diciamo così, alle cose che ha detto Enzo Mattina. Abbiamo visto le torture, diciamo, per il Partito Democratico in queste vicende delle alleanze, una volta da una parte, una volta dall'altra, una volta... Alle europee è solo, quindi lì si parrà la nobilitate, diciamo così, perché alle europee uno viene valutato come partito. E io penso che sia stato importante che si sia svolto qui a Roma il congresso del Partito Socialista, del Socialismo Europeo, perché se ci pensate bene, ma questo non mi sembra che sia valorizzato abbastanza, il PD è l'unico partito che avrebbe le carte in regola dal punto di vista dell'appartenenza europea, perché il centrodestra è articolato in partiti che hanno 3 appartenenze diverse. Forza Italia è con il Partito Popolare Europeo, Salvini è con l'estrema destra e la Meloni è la leader dei conservatori. È chiaro che fra Partito Popolare Europeo
E l'estrema destra, insomma, c'è un bel salto, infatti non vanno affatto d'accordo a livello europeo. Poi c'è il cosiddetto centro che si articola fra i liberali e fra invece il Renew Europe. Poi c'è Conte, e cioè i 5 Stelle, che hanno questa grande forza, ma non si sa a livello europeo dove la proporranno, perché per il momento non hanno un'affiliazione europea. Il partito che ha un'affiliazione europea unica, chiara e convincente è il Partito Democratico. Sarebbe l'ora di cominciare a dirlo e a sottolinearlo, perché questa è un po' la prova d'appello, perché in questo caso non c'è più il problema ma il tale alleato si è sottratto, quell'altro mi ha deluso, quell'altro ha rotto e così via. Stavolta ti presenti con la tua identità e con la tua identità devi riuscire a fare un buon risultato e parlare agli elettori. Ecco, io penso che questo aspetto, forse nelle prossime settimane, nel prossimo periodo, debba essere particolarmente curato e particolarmente sottolineato. Grazie. Ricordo che per chi vuole acquistare il libro, noi qui abbiamo delle copie.